Allora ragazzi, sono Luigi e oggi vi presenterò un'altra fragranza maschile, la sento un po' datato. Questa fragranza è Bogart, il classico, o chiamato anche Bogart Signature. Questa fragranza è stata creata nel 1975, quindi un pezzo di storia, ecco, delle fragranze Fougère. Allora, questa fragranza è stata la prima fatta dalla ditta di Jacques Bogart, è stato anche un gran successo come fragranza di lancio. Questa fragranza, vabbè, si è formata tante volte nel corso degli anni, ha più di 40 anni ormai. Mi ricorda molto dei classici del passato, dei classici giustamente per persone mature, oggigiorno. Sì, perché parliamo di una fragranza molto erbacea, fumosa e dai connotati, forti connotati di pelle quella lì anche proprio, che viene usata per divani, per fare coperture, ecco. Sì, anche giustamente delle giacche, comunque nel campo tessile. Allora, cosa vediamo qui? Una differente bottiglia. Solitamente Bogart fa tutte bottiglie con gli atomizzatori, spray già montati. Questa invece no, questa ha una forma, diciamo, da parallelepipedo, quasi una piramide quadrata, ecco, e c'ha l'atomizzatore, o chiamato anche sprayer, vedete? E questo è il tappo con la B classica di Bogart sopra. Questo è lo scatolo bello grande. E niente, questa fragranza è per persone mature. Sì, perché come dicevo, ricorda molto Polo Verde oppure Paco Rabanne Purong, e diciamo queste forti fragranze degli anni 70-80, dalle note molto erbacee. E infatti, vabbè, una fragranza dalla buona longevità, ottima longevità, devo dire la verità, dura anche più di 12 ore sulla pelle e anche sui vestiti. Questa fragranza è una fragranza prettamente invernale e autunnale anche, sì, per periodi più freddi, consigliata da persone sui 40, diciamo la verità, anni d'età, è prettamente mascolina. Questa fragranza è stata creata da Maurice Marin, che è stato anche il creatore di un importante profumo da uomo per Azzaro, chiamato Acteur. Acteur è stata una storica fragranza alla rosa, bellissima e opulente. Questo ha anche una rilevanza. Come dicevo, è stata molto acclamata e per questo è stata riprodotta ancora ai giorni d'oggi dalla ditta Bogart. E vediamo un po' le note che compongono questa fragranza. Si parte da delle note un po' più fresche, come il mandarino, l'arancia, speziato rosmarino, noce moscata e fiori di limone. Ecco, diciamo che in apertura sentiamo molto questi fiori di limone, qualcosa di agrumato e qualcosa di speziato come rosmarino. Sono diciamo molto prominenti in questa apertura, ma già sentiamo, e per tutta la durata della fragranza, sentiamo questo accordo di pelle
ma no, una pelle fumosa, diciamo quasi affumicata, sì, ecco, veramente unita a un odore quasi d'asfalto anche. Infatti nel cuore avremo un'unione di pelle ma anche di betulla, e sappiamo che dalla betulla tanto spesso si ricava ciò che sarà poi in seguito il liquido che verrà utilizzato nella creazione dell'asfalto e anche nella copertura, trattamento della pelle industriale. E poi c'è anche la lavanda, il legno di cedro, geranio e ginepro. Però, come dico, sono in parte sentite, la lavanda si sente in effetti, il ginepro molto lievemente perché questa nota fresca di ginepro non viene proprio esageratamente, non riesce a emergere esageratamente rispetto a queste qui provenienti di pelle. E il geranio anche, diciamo un geranio secco, sì, possiamo intravederlo se ci concentriamo bene, ecco. Diciamo che all'ottava ora incominceremo a sentire queste note mascoline al massimo, che saranno quelle di base, che sono quelle del muschio, sì, muschio animale, ma anche muschio di quercia, e degli chiodi di garofano, che daranno questo extra, questa extra nota di fumosità a questa bellissima fragranza da uomo. Beh, che dire, come dicevo, una longevità esuberante. Posso dire che ieri l'ho spruzzata sulla mano, così per ricordarmi un po' il sentore fantastico, classico di questa fragranza. Stamattina mi sono risvegliato dopo, sì, molto più di 10 ore, diciamo oltre le 12 ore, me la sentivo ancora in lievissima quantità. Quindi vi dirò che è veramente esuberante nella longevità, ma purtroppo non lascia una scia molto evidente, ecco. Questa è l'unica pecca vera di questa fragranza, però può essere anche un bene, perché se un ragazzo un po' più giovane si sente di voler adottare questa fragranza, di volerla indossare per occasioni di incontri lavorativi importanti, per occasioni di uscite romantiche, bene, diciamo che può essere, sì, un ottimo baluardo, perché alla fine non si crea fastidio a chi ti sta intorno, però si dà sicuramente un'ottima impressione di sé. Bene, e questo è tutto per oggi riguardo questa fragranza, una fragranza che, vi dico, è stata una delle poche qui in Italia più conosciute della ditta. Infatti, fino ad oggi in qualche negozio si trova ancora, rispetto alle altre due che è difficile da trovarle, di Bogart. Questi One Man Show sono stati i classici e, diciamo, i loro cavalli di battaglia, anche le due fragranze ideate, che sono andati avanti nel corso degli anni alla grande. Prezzi non troppo alti, oggigiorno possiamo trovare sui 20, massimo 25 euro. Prezzi maggiori non sono consigliati, anche perché i prezzi maggiori possono essere adottati per bottiglie vintage, ma penso che questa formulazione qui vada molto più che bene. Molti dicono che non vale più come una volta, che non è più la fragranza mascolina di prima. Io non credo proprio, anche perché la trovo così già abbastanza mascolina, così già abbastanza prolungata nei suoi effetti, e così anche molto efficace. Quindi questo è tutto per oggi, credo di essere stato il primo a recensire questa fragranza, non so perché, un classico,
non ancora esposto qui su YouTube. Bene, allora alla prossima recensione, grazie ragazzi.